adesso vediamo di stare nei tempi, anche perché poi la chiusura c'è chi ha il treno da, per rientrare, quindi vogliamo chiudere in tempo. Allora, questa mattina, come vi abbiamo detto, vi abbiamo un po' ingolosito con gli aspetti preliminari, un po' di contorno, di inquadramento. Adesso, con buona pace della digestione, entriamo invece nel clou, nella parte veramente sostanziale dei primi risultati del progetto. Abbiamo chiamato questo seminario conclusivo perché è l'ultimo che facciamo, in realtà il progetto va avanti ancora un paio di mesi e alcune attività quindi devono ancora essere completate, però la parte sostanziale, diciamo che poi il modello 3D, quello c'è, e quindi adesso cominciamo a farvelo vedere prima come è stato realizzato e poi come, che cosa c'è dentro e come lo si può utilizzare. Allora, il primo intervento sui risultati è un intervento a due voci, Chiara D'Ambrogi e Francesco Maesano di ISPRA, che gli chiedo di venire al tavolo. Bene, buon pomeriggio a tutti. Diciamo, questo intervento, che sarà il più lungo del pomeriggio, introduce al modello geologico nella sua interezza. Poi vedremo alcune delle applicazioni che a partire dal modello geologico sono state prodotte. Il modello geologico che vi presenteremo rientra sostanzialmente negli obiettivi prioritari del progetto GeoMol, che vedeva proprio la elaborazione di modelli geologici 3D transnazionali, come abbiamo visto in precedenza, in particolare per l'area nord delle Alpi, o transregionali, come è avvenuto per l'area pilota italiana, che fossero basati su delle metodologie di costruzione, di modellazione e di analisi comuni tra i partner europei partecipanti al progetto. Questo è un elemento estremamente importante, si sottolineava già stamattina la possibilità di disporre di metodologie comuni di analisi dei dati e di elaborazione dei dati, soprattutto in zone di sottosuolo che contengono strutture potenzialmente ospitanti risorse nel sottosuolo alle zone di confine, è un argomento particolarmente sensibile, e quindi il progetto si poneva proprio questo tipo di approccio come obiettivo prioritario. Vi ricordo che i partner del progetto sono stati prevalentemente servizi geologici nazionali o regionali, che hanno proprio questo tipo di attività come attività istituzionale. L'area pilota italiana in particolare diciamo, si è dedicata alla produzione di un modello geologico che costituisse quell'infrastruttura geologico-strutturale sufficientemente dettagliata per poter supportare una valutazione del potenziale geotermico, con una particolare attenzione alle strutture tettoniche. Come dicevamo stamattina, l'area italiana comprende anche le zone colpite dal terremoto del maggio-giugno del 2012. L'area era stata decisa prima che il terremoto avvenisse, e quindi sono state introdotte alcuni elementi di maggior analisi delle strutture proprio per supportare la necessità di acquisizione di informazioni su questo argomento. Il modello geologico va considerato come un prerequisito, sostanzialmente è quell'elemento che ci consente di avere una conoscenza delle strutture geologiche nella loro interezza, quindi avere a disposizione non soltanto superficie ma anche volumi e caratterizzare gli elementi strutturali, consente una valutazione delle potenziali risorse del sottosuolo che sia consistente con la struttura geologica che le ospita, ed è essenziale come supporto alla valutazione degli impatti. I modelli geologici 3D, in particolare nel progetto GeoMol, si sono concentrati, e ancor di più questo vale per l'area italiana, in zone che sono sostanzialmente zone di pianura, completamente piatte, insomma la conoscete molto bene, la pianura padana,
fare modellazione geologica 3D in aree di pianura è un po' come trovarsi su un'isola deserta, guardarsi intorno, vedere una distesa d'acqua completamente piatta, pensando che non ci sia altro che questa distesa così vuota, e in realtà il mare nasconde molto di più nel sottosuolo. La stessa cosa possiamo dire per le aree di pianura. La pianura padana è completamente piatta, ma sotto i nostri piedi possiamo scoprire un insieme di strutture molto complesse, e queste strutture, la possibilità di conoscerle, di mapparle, di descriverle geometricamente anche nelle loro relazioni reciproche con un grado di dettaglio sufficientemente buono, supporta in modo molto pesante la richiesta di pianificazione nell'utilizzo sostenibile delle risorse. Quindi riteniamo che avere a disposizione uno strumento di questo tipo sia assolutamente rilevante. In particolare, un modello geologico strutturale tridimensionale si può definire come un modello geometrico che descrive le relazioni spaziali tra i corpi geologici. Il modello che abbiamo tentato di costruire risponde ad alcuni requisiti, è coerente con i dati e fornisce anche una descrizione dell'incertezza, dipende solo, virgolettato, da ipotesi sicure, comunque si basa fortemente su degli elementi che riteniamo possano essere considerati certi, e questo consente anche di evidenziare eventuali problemi di interpretazione, soprattutto deve essere predittivo, consentire quindi di disporre di un oggetto che sia in grado di supportare anche ulteriori analisi. Quello che vedrete nella parte centrale di questa presentazione è il flusso di lavoro che è stato costruito in ISPRA specificatamente per il progetto GeoMol, per il passaggio da quell'enorme mole di dati che abbiamo visto stamattina, che sono stati raccolti, acquisiti durante l'interpretazione presso ENI, l'attività di costruzione del modello in tempi e della sua conversione in profondità per arrivare al modello geologico finale, che è quello che vedrete descritto successivamente. Dal modello geologico 3D sono stati prodotti degli output che consideriamo primari, sono prevalentemente geologico-strutturali che hanno supportato già delle analisi di tipo geologico e, come si diceva stamattina, sono state anche presentate nell'ambito delle attività del laboratorio Cavone. Così come degli output tematici, che sono i prodotti tematici del progetto relativamente alle elaborazioni sulla geotermia e sulla sismotettonica. In realtà il modello geologico consente di produrre output tematici che non sono previsti dal progetto, ma che sicuramente possono essere implementati successivamente anche con il contributo di altre informazioni che possono essere incluse nel modello stesso. Questo workflow di modellazione, che è stato molto sinteticamente rappresentato nella slide precedente, in realtà è molto più complesso. L'attività che ISPRA ha svolto, diciamo, parte dall'acquisizione dei dati. Vi quantifico più o meno il lavoro che è stato svolto dai tre partner durante le attività di acquisizione dei dati, diciamo circa 15 settimane di data room in 2 anni, quindi un lavoro comunque molto lungo, che ha impiegato 3-4 persone in media per ciascuna sessione. L'acquisizione dei dati è avvenuta sia nel dominio dei tempi che nel dominio delle profondità, attingendo anche a banche dati in possesso dei servizi geologici. E la modellazione è avvenuta da prima in tempi, quindi una prima fase di elaborazione del modello, ma il nocciolo centrale del nostro lavoro è stata la produzione di un modello di velocità tridimensionale che ha supportato la conversione del modello nella sua interezza e la trasformazione degli oggetti geologici mappati in un modello in profondità. La descrizione di questo workflow ve la farà Francesco Maesano più in dettaglio e vi presenterà quali sono, diciamo, i principali elementi caratterizzanti del modello geologico che è stato prodotto. Grazie Chiara. Quindi abbiamo visto il modello è il frutto di un lungo lavoro fatto nella fase di interpretazione da tutti i partner e successivamente appunto la costruzione del modello
3D è stata fatta da ISPRA. Cosa ci è arrivato direttamente dalla data room? Cioè, qual era il dato con cui abbiamo avuto a che fare nel momento in cui abbiamo avuto bisogno di cominciare a costruire questo modello? Si trattava essenzialmente di punti derivati appunto dall'interpretazione delle linee sismiche, oltre 2,5 milioni di punti, almeno per quanto riguarda gli orizzonti che sono stati successivamente inseriti nel modello. Sono stati eseguiti anche altri orizzonti che non sono poi rientrati per una questione di utilità all'interno del modello, e oltre 5,000 punti che descrivono le geometrie delle faglie. Qui vedete per esempio i punti di un orizzonte, quindi una situazione estremamente complessa. Questo era quello che si otteneva da un modello in tempi, è un prodotto molto grezzo che necessitava di essere raffinato sulla base di diversi vincoli a nostra disposizione, e questo è quello che vedremo essere il risultato finale. La differenza nella colorazione è legata al fatto che prima stavamo in una scala di tempi e questo invece è in una scala di profondità. Il punto centrale su cui mi permetto di insistere, perché oltre a essere un passaggio chiave nella modellazione è anche un oggetto e un prodotto a sé stante, è la procedura utilizzata per la conversione da tempi, come abbiamo visto stamattina negli interventi che ci sono stati, del dataset appunto acquisito in tempi al modello vero e proprio che è in profondità. Dico questo perché è stato elaborato un algoritmo originale e abbastanza complesso, che poi è servito anche come spunto di partenza per un analogo approccio che è stato seguito nella geotermia, come verrà visto poi più tardi dai colleghi di Regione Emilia Romagna, perché avevamo a che fare appunto con una enorme mole di dati e con un assetto geologico particolarmente complesso, quindi oggetti geologici a spessori variabili e differenti facies con differenti velocità, che abbiamo visto appunto la velocità delle onde sismiche dipende strettamente dalle litologie attraversate. Per cui si è deciso di utilizzare un approccio basato su modelli di velocità tridimensionale, in cui si considera sia la variazione verticale delle velocità sia quella orizzontale, ed è stato fatto tenendo conto anche della variazione delle velocità all'interno di ogni singolo strato, in quanto all'aumentare dello spessore dello strato cambia anche la velocità con un gradiente che nel nostro caso è stato considerato lineare. Sono stati quindi individuati 4 livelli principali. Per ognuno di questi livelli è stata calcolata una funzione matematica di variazione delle velocità all'interno del livello stesso. Questo è il workflow seguito per questo tipo di modellazione. Quindi sono state ottenute di fatto delle mappe di velocità e di gradiente di incremento o decremento della velocità all'interno di ogni singolo livello e per ogni punto nello spazio. E attraverso questo tipo di approccio, che è chiamato modello di velocità istantaneo, è stato possibile convertire innanzitutto i 4 livelli principali che avevamo individuato, e in seguito tutti gli altri oggetti sono stati trattati come punti immersi all'interno di questo spazio di velocità. Da questo discende che il modello di velocità già in sé è un prodotto del progetto, in quanto qualsiasi altro oggetto modellato in tempi, penso ad ulteriori interpretazioni di sismica o anche a rilocalizzazioni di ipocentrali di terremoti, per esempio, può essere inserito in questo modello di velocità ed essere che può essere utilizzato per un migliore vincolo sulla conversione da tempi a profondità in quest'area. Una volta fatto, molto seguito questo tipo di approccio, però era anche necessario quantificare l'incertezza a cui andavamo incontro. Per fare questo, appunto, è stato fatto un check della consistenza del nostro risultato della depth conversion all'interno dell'area, utilizzando i dati messi a disposizione da ENI, quindi in particolare i dati dei pozzi presenti nell'area.
Qui vediamo i risultati degli errori medi assoluti, come dirò tra poco, hanno presi così, hanno poco senso, vi spiegherò perché, e soprattutto abbiamo ottenuto delle mappe dell'incertezza per gli orizzonti chiave utilizzati nella conversione del modello di velocità. Dicevamo, il valore assoluto dell'errore va preso un po' con cautela, nel senso che ci troviamo davanti a un'area estremamente complessa con delle variazioni laterali degli spessori molto consistenti, per cui l'incidenza dell'errore assoluto varia moltissimo da zona a zona, ed è essenzialmente influenzata da tre fattori. Quello più banale è di una, per esempio, errata interpretazione dell'assegnazione di un orizzonte rispetto al suo vincolo di pozzo presente nel database. Altri casi sono quelli in cui gli spessori sono estremamente ridotti, per cui l'incidenza anche della risoluzione della sismica tende ad incidere parecchio sull'errore che si commette, e il caso più frequente è quello delle aree dove abbiamo una minore quantità di dati di velocità a disposizione, per cui chiaramente possiamo avere degli scostamenti maggiori. In tutti i casi, ma in particolare in quest'ultimo, una volta convertite le singole superfici da tempi a profondità, è stato fatto un reshape, sono state rimodellate le superfici in funzione della valutazione degli errori o delle incertezze che avevamo, basandoci ovviamente sui vincoli dei sondaggi. Per esempio, in quest'area qui avevamo un'area dove sistematicamente c'erano degli errori elevati legati all'assenza di dati di velocità, e l'intera area è stata rimodellata sulla base dei vincoli certi dati dai sondaggi, dai dati di pozzo. Un altro controllo indipendente sulla bontà del modello, specialmente per quanto riguarda la parte delle strutture geologiche delle faglie e delle pieghe, è venuto dai dati della gravimetria. In particolare, i dati della gravimetria, anche questi appartengono ad ENI, sono stati rielaborati dai colleghi in ISPRA e hanno fornito sia degli ottimi vincoli sulla posizione delle principali strutture, in quanto l'anomalia marca molto bene la geometria delle strutture che abbiamo osservato nel modello, ma è servita anche a dare degli spunti sulla possibile interpretazione strutturale in aree dove il dato sismico era carente per quantità o qualità delle linee nel modello stesso, nel dataset di partenza. Tutte le superfici, comprese le superfici delle faglie, sono state quindi rieditate una volta eseguita la conversione in profondità, e certe anomalie osservate per esempio sui piani di faglia sono state attribuite a una possibile segmentazione degli elementi strutturali, è stata vincolata sia appunto dalle irregolarità su certi piani di faglia, così come dalle irregolarità presenti nelle superfici degli orizzonti interessati dalle faglie stesse. Così come la geometria delle varie superfici in alcuni casi suggeriva la presenza di elementi strutturali che, sempre per questioni di orientazione delle linee sismiche o qualità della linea sismica, soprattutto nella parte più profonda dove appunto la risoluzione in parte si perde, non erano state viste nelle prime sessioni di data room, e sono state successivamente, sono aree che sono state appunto oggetto di interesse e di una revisione nelle successive sessioni di data room, dove appunto poi sono stati riconosciuti elementi strutturali non visti in precedenza. Vista la parte di costruzione del modello, adesso andiamo a vedere il modello vero e proprio, il risultato finale di tutti questi passaggi. Quindi il modello si compone di 15 orizzonti, con un dettaglio in particolare nel Pleistocene, dove sono stati mappati 7 orizzonti che vanno dal Gelasiano al Pleistocene medio. Le faglie che sono state modellate ed inserite all'interno del modello sono 132, in realtà ovviamente in data room sono state eseguite molte più discontinuità tettoniche, molte delle quali però non avevano una dimensione tale da poter
essere seguite con una buona continuità laterale, quindi non sono entrate nel modello finale. Il modello finale ha una risoluzione di una griglia di 500 metri per 500 metri, come anche da accordi con fornitore di dati, quindi con ENI. Dicevamo, per quanto riguarda lo schema stratigrafico, riagganciandoci anche alla domanda di stamattina, si è fatto un lavoro di sintesi a livello regionale e quindi si è cercato di mappare quelle superfici che potessero appunto essere correlate sulla scala dell'intera area. Quindi abbiamo 11 discordanze e le relative concordanze una volta che si passa dalle aree marginali alle aree di bacino, per la successione che va dall'oligocene al pleistocene, e 4 top formazionali all'interno della successione carbonatica mesocenozoica. All'interno di questa successione stratigrafica sono stati riconosciuti 2 principali livelli di scollamento che vedremo più in dettaglio dopo. Uno al top delle evaporite triassiche, più profondo, e uno più superficiale all'interno della successione oligo-miocenica. Adesso vedremo, scorreremo in carrellata tutti gli orizzonti che compongono il modello, dal più profondo al più superficiale, quindi cominceremo dal top delle evaporite triassiche, e per ognuno di questi orizzonti vedremo degli approfondimenti tematici che sono stati o già fatti nel corso del progetto, o che comunque sono degli spunti per future riflessioni e futuri lavori che si possono fare partendo dall'oggetto modello 3D. Quindi cominciamo dal top delle evaporite triassiche. Vi do giusto delle guide per leggere queste mappe, lo dico adesso così tutte le altre avranno le stesse caratteristiche. E la superficie è mappata con colori che vanno dal rosso chiaro al blu, andando dalle porzioni più superficiali a quelle più profonde. Nel caso specifico delle evaporite triassiche andiamo da profondità di circa 2000 metri di sotto del livello di campagna nei settori orientali dell'area studiata a oltre 12 km in queste aree. Con una colorazione che va dal rossiccio al bianco abbiamo le faglie, in particolare abbiamo in questo caso i thrust, le strutture compressive, e questi lineamenti più rettilinei sono le faglie dirette, mappate soprattutto nella successione carbonatica mesocenozoica. A proposito di queste faglie dirette, una prima analisi che è possibile fare utilizzando il modello 3D è un'analisi di tipo strutturale, che è già stata utilizzata per le analisi a carattere sismotettonico che verranno viste più tardi. Quindi il modello 3D permette di analizzare con estremo dettaglio le orientazioni e le variazioni di orientazione dei singoli elementi strutturali e le loro caratteristiche, ad appunto un punto di partenza per successive analisi a carattere strutturale o sismotettonico. Qui stiamo risalendo la colonna stratigrafica, siamo al top dei carbonati dell'IAS e qui per la prima volta vediamo i thrust delle strutture appenniniche, perché questo orizzonte appunto è interessato da queste strutture. E ci do lo spunto un po' per richiamare quello che dicevamo prima riguardo ai livelli di scollamento. Il livello di scollamento più profondo abbiamo detto che è al top delle evaporite triassiche, e si evidenzia però un differente comportamento dei due fronti, delle due catene, della catena sudalpina a nord e dell'Appennino settentrionale a sud, in quanto i thrust più profondi della catena sudalpina tagliano le evaporite triassiche e quindi si configurano come un tipo di tettonica thick-skinned. Viceversa, i fronti esterni dell'Appennino settentrionale non sembrano tagliare le evaporite triassiche, o meglio, sembrano scollarsi al di sopra delle evaporite triassiche. Risalendo la colonna stratigrafica abbiamo il top maiolica, un orizzonte del Cretaceo inferiore, che è di interesse anche per le applicazioni che vedremo, in particolare per la geotermia, verrà meglio illustrato dopo.
In questo caso volevo farvi vedere questa slide in cui si vede il complesso dei tre orizzonti che abbiamo visto, quindi dalle vapori triassiche alla maiolica, che ci dà un'immagine in 3D della ricostruzione paleogeografica di quest'area durante il Mesozoico. Abbiamo il settore orientale, dove sono presenti calcari di piattaforma, i calcari di Noriglio, costituiscono nel loro complesso la piattaforma di Trento, una serie di strutture tettoniche che tendono a ribassare verso ovest e la porzione marginale del bacino lombardo, che è presa interessa soltanto una piccola porzione dell'area pilota. L'orizzonte successivo è il top della scaglia, un orizzonte che nelle linee sismiche si manifesta come un riflettore molto, molto ben marcato, molto, molto buono, quindi ha permesso un'ottima definizione non solo della sua superficie ma anche delle strutture da cui è tagliato, e quindi in generale ha permesso di vincolare bene la geometria delle strutture. Tra queste strutture, tutte le strutture che abbiamo seguito, ci sono anche quelle che hanno provocato la sequenza sismica del maggio-giugno 2012, si trovano in quest'area, sono state ricostruite in 3D all'interno del modello, così come le altre strutture presenti nell'area. L'orizzonte successivo è una discordanza riconosciuta nella parte bassa del miocene, il miocene inferiore. Questa discordanza si segue nel settore nord-occidentale dell'area pilota e in parte si trova all'interno della formazione confluita lombarda, che è il riempimento della manfossa della catena sudalpina. Si vede appunto anche nelle sezioni estratte dal modello molto bene l'appoggio di questa discordanza, che tenta a chiudere e ridurre il suo spessore andando verso est. E questa discordanza era già nota in letteratura, è stata mappata da Livi et al nel 2009, per esempio. Nel lavoro di Livi et al ci si sofferma sulla parte più alta della successione, quindi non si vedono quelle relazioni che esistono tra questa discordanza e quello che succede sotto. Questa discordanza è particolarmente legata alla presenza di un altro livello di scollamento delle strutture più esterne della catena sudalpina, che appunto scollano al di sopra della scaglia e interessano la successione della gonfolite. Questi rapporti geometrici sono stati molto ben messi in evidenza in 3D e sono stati un altro output verso l'analisi sismotettonica, che ha portato anche alla revisione delle conoscenze in quest'area, come vedremo più tardi. Gli orizzonti successivi sono ben noti in letteratura, perché negli ultimi anni sono usciti diversi lavori da parte dei geologi di ENI, in particolare Ghiemmi e colleghi, che hanno mappato le sequenze deposizionali del miocene superiore e del pliocene. Questo orizzonte, quindi una discordanza del tortugnano superiore alla base della sequenza M1, permette anche di vedere le strutture compressive dell'Appennino settentrionale, che sono scollate in un livello, che appunto hanno un livello di scollamento più alto, quello che abbiamo chiamato L2, e quindi ci permette di avere una visione complessiva di tutte le strutture compressive, scusate il gioco di parole, all'interno dell'area. E anche in questo caso è stata fatta un'analisi strutturale delle orientazioni appunto di queste strutture, sempre come output verso l'analisi sismotettonica poi fatta dai colleghi di NGV. La conformità intramessiniana è un'altra di queste discordanze già note in letteratura. Nel complesso, questa serie di unconformity nella successione miocenica permettono di descrivere l'evoluzione dei depocenti delle vanfosse nel tempo. Quindi diciamo che questo è un primo approccio di modellazione 4D, come si diceva stamattina. Vediamo non soltanto le variazioni geometriche nello spazio, ma anche nel tempo. E facendo un'analisi degli spessori utilizzando il modello 3D si vede come nell'intervallo che va dalla scaglia alla discordanza M1 i depocenti, i massimi spessori, si collocano in questo settore, meno per quanto riguarda l'area studiata, mentre la parte più
orientale presenta spesso nei minimi costanti, e via via si ha uno spostamento di questo depocentro, in particolare gli spessori che vanno dal Pliocene al Gelasiano mostrano degli spessori localizzati nella parte meridionale dell'area, strettamente legati all'attivazione delle strutture tettoniche appenniniche. La conformità intrazancleana, che delimita la base della sequenza PL di Ghielmi, in realtà è un oggetto molto ben conosciuto, in quanto costituisce la base del modello strutturale d'Italia pubblicato nel 92, se non ricordo male. In sostanza la nostra elaborazione non differisce molto da quella già conosciuta, però ci sono alcuni cambiamenti legati innanzitutto al differente modello di velocità utilizzato, che ha permesso di vedere come il depocentro a retro delle pieghe ferraresi sia in realtà meno profondo di quanto ho ipotizzato in precedenza, e quindi di conseguenza anche l'inclinazione del fianco dell'anticlinale risulta essere inferiore. E altre modifiche minori hanno riguardato la definizione delle anticlinali, della geometria delle anticlinali e di alcune strutture tettoniche. Sempre per quanto riguarda il Pliocene, all'interno della successione pliocenica sono stati individuati anche dei corpi grossolani che possono essere un importante target per quanto riguarda i potenziali, vedremo meglio dopo. Di questi corpi sono stati ricostruiti i volumi, in questo caso abbiamo due grossi lobi di materiale prevalentemente sabbioso, uno con provenienza da nord, quindi alpina, e uno con provenienza assiale o appenninica. La discordanza del Gelasiano mappa invece molto bene l'attivazione di molte delle strutture dell'Appennino settentrionale. Lo studio dell'attivazione di queste strutture insieme alla retrodeformazione degli orizzonti fagliati permette nel complesso la definizione della cinematica delle faglie, e in particolare la ricostruzione del loro slip rate, non solo in 2D lungo una singola sezione ma lungo l'intero piano di faglie, quindi permette di calcolare tassi di movimento delle faglie in 3D. Le slide successive riguardano le altre inconformity pleistoceniche, le scorro molto velocemente, ci fanno vedere il graduale riempimento del bacino durante il pleistocene, come diceva anche stamattina il professor Muttoni. Vedremo una delle applicazioni che è stata recentemente presentata, si tratta della ricostruzione appunto del riempimento di questa porzione del bacino, una ricostruzione quantitativa che ci permette di determinare sia i tassi di sedimentazione attraverso un workflow che prevede la retrodeformazione delle superfici e tiene conto della compattazione differenziale dei sedimenti che si sono deposti, e tiene conto anche del tilt della monoclinale. Come vedevamo stamattina, la monoclinale mantovana appunto tende a emergere verso i settori meridionali in generale, e per fare questo tipo di ricostruzione è necessario tener conto anche del tilting appunto. Questa ricostruzione permette sia di calcolare i tassi di sedimentazione all'interno dell'area, sia di concentrarsi su singole strutture, in questo caso la struttura di Solarolo Piadena, e di calcolarne i tassi di sollevamento con molto dettaglio durante tutto il pleistocene. Io cederei la parola di nuovo a Chiara per illustrare l'ultima parte della presentazione. Aspetta, facciamo questi cambi così anche... Cerchiamo di risvegliare l'attenzione e molto brevemente introduco quali sono stati gli output in parte fatti vedere da Francesco verso le applicazioni che dal modello di Geomol traggono origine e che sono parte integrante dei risultati del progetto. Il modello geologico quindi costituisce
sostanzialmente la base di partenza per una serie di informazioni che vanno verso l'analisi sismotettonica. In particolare sono stati diciamo estratti dal modello, passatemi il termine, le informazioni relative all'età dell'orizzonte deformato più giovane per le assi degli anticlinali, l'età dell'orizzonte fagliato più giovane per le faglie, ma anche parametri geometrici e cinematici, come vedevamo in precedenza, relativi ai sistemi di faglie, sia le faglie più profonde, quelle che tagliano la successione carbonatica, sia i thrust. Per la geotermia sono stati, diciamo, prodotti e forniti in uno scambio diciamo circolare, se vogliamo, perché alcuni output sono andati verso la geotermia e sono poi tornati indietro dopo le elaborazioni dei colleghi di Regione Emilia Romagna. Sono le unità geologiche a una determinata profondità, quindi vengono estratte dal modello attraverso dei tagli orizzontali. La geologia ha una particolare isoterma, sicuramente dopo vedremo meglio le elaborazioni, e la profondità degli orizzonti target, un po' quelli che faceva vedere precedentemente Francesco, anche elaborati in termini di volumi. Questi due gruppi di elaborazioni estratte dal modello vanno quindi verso gli output che saranno quelli mostrati poi dall'analisi sismotettonica e della geotermia. Tanto per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, per quanto riguarda appunto le anticlinali, è possibile ovviamente visualizzare le diverse superfici, quindi identificare le zone di culminazione. Per definire l'orizzonte deformato più giovane, procedendo dal basso stratigrafico, sono stati riconosciuti appunto gli assi delle strutture piegate. Vedete in questo caso quelle dell'unconformity QM1, sono cerchiate con colore diverso, in particolare quelle gialle sono presenti anche nella superficie più giovane QC1 e quindi sono state attribuite in questo caso specifico, visto che poi dopo non si riconoscono più, come assi di anticlinali attribuibili in termini di deformazione a questo orizzonte. Questo tipo di informazione sarà presente poi negli output che vi presenteremo a chiusura della giornata, e quindi è un'informazione disponibile a tutti tramite il web, saranno visibili attraverso un map viewer. E analogamente per le faglie si è definito l'orizzonte fagliato più giovane, quindi attraverso un'analisi delle superfici tagliate dalle faglie, proprio potendole vedere nella loro interezza, si è definito quali sono quelle faglie che arrivano a tagliare gli orizzonti più giovani, per cui dell'intero set, ad esempio, delle faglie che tagliano la successione carbonatica, ce ne sono alcune che tagliano il top dei calcari che qui sono definiti come noriglio, e ci sono alcune di queste faglie che continuano a essere evidenti a tagliare anche l'orizzonte successivo, che è quello del top della maiolica, e infine solo alcune che tagliano il top della scaglia. Anche queste sono state, diciamo, mappate, estratte come intersezione con la superficie, restituite verso l'analisi sismotettonica per poter essere ulteriormente caratterizzate. E analogamente è possibile mappare attraverso diversi attributi e quindi caratterizzare meglio le strutture tettoniche. In particolare qui vedete una rappresentazione, questa sulla sinistra, con colori in funzione della profondità del piano di faglia, è stata utile nella definizione di due grandi gruppi di strutture distensive all'interno della successione carbonatica analizzate dai colleghi dell'INGV, e analogamente una rappresentazione attraverso colori per quanto riguarda l'azimut delle stesse strutture. Come vi dicevo, alcune elaborazioni sono state prodotte specificatamente per l'analisi del potenziale geotermico. Ne abbiamo già parlato, questo è il top della maiolica, un orizzonte target. È possibile estrarre dalle superfici, questa è la superficie tridimensionale che mappa l'andamento della maiolica nella nostra area, del top della maiolica, nella nostra area pilota. E sono state estratte delle curve di livello, delle linee di uguale profondità, che sono state fornite ai colleghi di Regione Emilia Romagna per l'analisi del potenziale. E infine una possibile elaborazione
determinabile sulla base delle informazioni contenute nel nostro modello in profondità, e una estrazione di informazioni relativa agli spessori dei corpi compresi tra le nostre superfici top o le unconformity. Qui in particolare ci troviamo nella parte pleistocenica della successione, la possibilità di mappare gli spessori, quindi di poterli calcolare, di poterli rappresentare anche attraverso curve di uguale spessore, consente di avere una serie di informazioni circa la potenzialità dell'orizzonte target, ma anche dare delle informazioni circa l'evoluzione strutturale in termini di evoluzione delle strutture, deposizione di spessori minori o maggiori in funzione dell'attività delle strutture stesse. Chiudo dicendo che il modello geologico 3D che abbiamo visto è una cosa che si diceva stamattina. Non è una visualizzazione del dato, è un oggetto che è stato elaborato a partire da dati estremamente consistenti, quindi c'è stato, se vogliamo, facile il lavoro perché avevamo tantissimi vincoli. Chiaramente il lavoro è molto più difficile perché, essendo tanti dati, poterli gestire diventa piuttosto complicato. Quindi quello che vedete non è una visualizzazione, ma è un'elaborazione, un prodotto elaborato dai dati di partenza. Grazie. Benissimo, intervento un po' denso, ma credo sicuramente molto interessante, anche perché è il clou della giornata. Poi più tardi ci sarà spazio per eventuali domande anche su questi, le teniamo alla fine così non interrompiamo il flusso delle informazioni. Adesso passiamo al primo approfondimento a partire dai dati del modello, che è quello che riguarda gli aspetti sismotettonici, che ha curato l'INGV in convenzione con ISPRA, e che è presentato, si intitola Faglie sepolte e sorgenti sismogenetiche nell'area pilota italiana, presentato da Umberto Fracassi, l'altro autore è Pierfrancesco Burrato di NGV Roma, che attualmente si trova in Canada e quindi non ha potuto intervenire, beato lui. Arrivo con la... Buonasera. Un attimo. Abracadabra. Ok. Allora, buonasera, sono Umberto Fracassi. Vi presento una elaborazione condotta da Pierfrancesco Burrato su un'applicazione in chiave sismotettonica dei dati derivanti da Geomol. Si avanza con... Sì. Ok. D'accordo. Grazie. La presentazione verterà su due macro aspetti, ma principalmente sulle sorgenti sismogenetiche, che sono il pane del gruppo di lavoro, del working group all'interno degli NGV. Quindi migliorare la conoscenza delle sorgenti sismogenetiche esistenti e, se possibile, integrarne con nuove in base ai dati provenienti da Geomol. Una carrellata sull'interazione tra le faglie, e quindi studiandone l'eventuale interazione e se c'è un potenziale di riattivazione delle strutture, e una visione sulla gerarchizzazione delle faglie ed un'inclusione nel WebGIS di Geomol ed eventualmente in DIS. I dati utilizzati naturalmente partono dal modello geologico di Geomol, quindi i dati delle linee sismiche in ENI, con gli orizzonti stratigrafici interpretati, i piani di faglia e l'età dei depositi coinvolti. Poi le sorgenti sismogenetiche preesistenti, quindi DIS, come citavamo, e i dati sismologici e di deformazione attiva. Questo è un quadro delle sorgenti sismogenetiche prima di Geomol. È una versione era un photo finish della versione di DIS tuttora in corso, che speriamo venga pubblicata in estate. Come vedete ci sono sostanzialmente il mouse ci va più o meno, forse sì, una rappresentazione abbastanza schematizzata del sud alpino, e naturalmente l'area comprende anche altre cose, ma ci andremo dopo.
cosa sono le sorgenti sismogenetiche? Sono sostanzialmente elementi tridimensionali che descrivono piani di faglia, la loro modellizzazione, piani di faglia che hanno causato un terremoto o che hanno un potenziale di provocarlo. Parliamo di terremoti superiori a magnitudo 5.5. Le sorgenti possiedono una geometria, sono caratterizzate da una geometria con tutti i dettagli del caso e da un comportamento, quindi possibilmente anche uno slip rate, un tempo di ricorrenza, ove possibile, una storia sismica. Quindi. Il disco contiene una varietà di tipologie di sorgenti sismogenetiche, primariamente due, ma non soltanto. Una, diciamo, che è la prima che comparve in disco storicamente, sono le sorgenti individuali, quindi singoli segmenti a cui è stato associato un terremoto o il potenziale di un terremoto con una magnitudo ed un tempo di ricorrenza stimato e slip rate. Per quanto riguarda il lavoro dentro GEMOL, ci si è concentrati sulle sorgenti composite, che sono sostanzialmente sistemi di faglie in cui non è stata riconosciuta una discretizzazione di singoli segmenti e a cui tra l'altro è associata una magnitudo massima attesa, ma non una specifica distribuzione di terremoti. Quindi cominciamo dalle sorgenti sismogenetiche e dall'interazione tra faglie. Allora, questa è l'immagine di cui parlavamo prima, il DIS pre-GEMOL, e guardiamo due punti in particolare sotto la parte avanzata del sudalpino e poi in un altro punto in cui andremo successivamente. Allora, giusto per ricordarci una cosa che abbiamo già visto prima, la distribuzione dei domini paleogeografici mesozoici, quindi due piattaforme come quella di Trento, l'Alto di Trento e la propaggine settentrionale della piattaforma Apula, il bacino bellunese con il bacino dell'Adriatico settentrionale e il bacino lombardo verso ovest, qui naturalmente la zona del campione, la zona pilota di GEMOL. L'elaborazione dei dati forniti da GEMOL ha consentito di individuare in questo settore nord-occidentale dell'area pilota una complessità che finalmente si è riuscita a vedere nella strutturazione del sudalpino, in particolare una serie di piani ad afferenza alpina, naturalmente, quindi sudvergenti. Ci sono anche dei backthrust qui sopra che complicano un po' la struttura e anche la visualizzazione, mi rendo conto. Questi sono i tip dei thrust, spero che si vedano anche a distanza. Tutto questo naturalmente si è riflesso in maniera abbastanza vigorosa, posso dire, sulla nostra interpretazione delle sorgenti sismogenetiche in quest'area, cambiando in qualche modo l'aspetto di come noi interpretavamo la porzione avanzata del fronte sudalpino. Tanto per ricordarci, questa è in piccolo l'immagine di DIS prima che intervenissero i dati di GEMOL e le elaborazioni. Quindi la cosa ha subito effetti abbastanza importanti, tra cui per esempio determinazioni laterali, le strutture di solferino e sirmione, e a questo hanno partecipato naturalmente anche altri dati, come quelli che abbiamo visti anche prima nella presentazione di gravimetria dell'ISPRA, e ancora una volta qui le strutture di sirmione e di solferino. Il risultato quindi ha portato a una partizione delle strutture, dei thrust avanzati rispetto a come noi l'avevamo inizialmente interpretati. Questo è un photo finish del prima e del dopo. Nella diapositiva successiva vedrete una sezione nord-sud, che è quella afferente a GEMOL, e in generale quello che mi preme dire è che DIS è un database a scala nazionale e all'interno di un quadro sovranazionale, allo scopo di fornire un modello coerente e che in qualche modo si tenga. D'altra parte le strutture non terminano lì dove finiscono i limiti dei progetti o i confini regionali. Per cui naturalmente quello che noi abbiamo imparato all'interno dell'area GEMOL non poteva non riverberare all'esterno, data la continuità delle strutture. E questo ci ha consentito anche di rileggere, in qualche modo di tornare sulla nostra
interpretazioni riguardando dati di letteratura come le sezioni di Fontaine e Franciosi 2010. E quindi questa è una sezione estratta nord-sud dalla Jomol, schettamente dentro l'area di pertinenza Jomol. E questo è il modo in cui abbiamo imparato che dovevamo in realtà partizionare il trust più avanzato, non in una singola struttura, bensì in uno più superficiale ed in uno più profondo, e tutto sotto nella parte del basamento mesozoico. Andiamo nell'altra parte, è un punto per noi particolarmente interessante perché qui c'è una sorgente, come vedete è piuttosto grande, sta lì da sola, e la sorgente è quella che noi abbiamo ipotizzato come sorgente sismogenetica del terremoto del 1117, che non è un terremoto di poco conto, è il più forte della Pinerbarana, magnitudo 6.7, era stata identificata precedentemente a Jomol sulla base di anomalie topografiche del drenaggio, e la sua composizione è concorde alla distribuzione del danneggiamento di questo terremoto. Le faglie ereditate che il Jomol ci ha nel basamento mesozoico che Jomol ci ha consentito di rilevare ci hanno portato a riconsiderare la profondità, ma la profondità minima, in questo caso abbassando tutta la struttura che noi riteniamo associata al terremoto del 1117, in mancanza per adesso di dati più profondi che possano confortare o portarci eventualmente ad integrare questa interpretazione. Va detto ad onor del vero che esiste un'altra interpretazione del terremoto della sorgente del 1117, che qui vedete riportata in basso a sinistra, di geometria del tutto diversa, che viene da un lavoro di Scardia e coautori dell'anno scorso. Tra le altre cose ci sono anche nuove sorgenti che verosimilmente entreranno in dis. Una di queste è quella di Piadena, con dei dati, prima li ha mostrati bene Francesco Mesano, i dati che hanno consentito anche di associare un valore di stime di slip rate. E naturalmente questi gli slip rate sono stati calcolati utilizzando il riconoscimento dei cutoff di Football ed Hanging-Wall in varie strutture, una più tra queste più grande, quella di Piadena, e poi altre associate a vergenza nord-appenninica, con tutta una serie di valori che appunto la ricostruzione degli slip rate derivanti da quel lavoro ed estratti tutti dal database di Jomol. Passiamo adesso velocemente alla gerarchizzazione delle faglie e a come possono entrare nel database Jomol e DIS. Queste sono le faglie ereditate nel basamento, sono state già presentate prima, afferiscono al basamento sedimentario mesozoico. Le abbiamo suddivise per semplicità in due classi, poiché di profondità. Questo perché il top nell'origlio, che qui va da 2 km, segue disegna la monoclinale regionale e che è in pendenza circa in direzione sud-ovest, e qui raggiungono, qui intendevo dire questo spigolo, ecco adesso si vede, 10 km. Da questa sono due classi di strutture, qui rappresentate con un valore medio di orientazione, naturalmente c'è una complessità maggiore in queste strutture e la loro orientazione è tutto sommato con un simile. Teniamo conto che la sismicità recente sembra non afferire queste strutture. E queste strutture sono immerse nel campo di stress attuale e quindi abbiamo fatto una del tutto preliminare analisi del potenziale di riattivazione che mostra una strutture favorevolmente o non favorevolmente orientate a seconda e quindi ne descrive un ipotetico potenziale di riattivazione sul quale naturalmente andranno fatti altri lavori. Questo in funzione dell'orientazione del campo di stress tra i due end members riconosciuti
quindi nord 10, tra nord sud e nord 10 est. In sintesi, queste sono, abbiamo quindi potuto suddividere la mesh di dati che GEMOL ci ha messo a disposizione per integrare sorgenti sismogenetiche preesistenti, conoscerne di nuove, proporne di nuove e quindi poterne parametrizzare alcune e non parametrizzare altre. In base a questo quindi potranno entrare nel WebGIS di GEMOL e quindi in funzione e conseguentemente in DIS. Questo quadro viene qui riproposto in pianta e questa per esempio era la sorgente, era il top della sorgente di Piadena che era una delle new entries potenziale in DIS. Tutti questi dettagli su questi dati poi arriveranno nella presentazione successiva. Questo riproponeva quella proposta di potenziale di attivazione. In definitiva, e qui ho chiuso, da GEMOL il DIS, e quindi come gruppo di NGV abbiamo senz'altro imparato molto, e al dentro e al di fuori e quindi al di fuori dell'area pilota, e in verde vedete le sorgenti che sono state toccate sia per modifica col numero in nero che implementate ex novo col numero in bianco, e vedete da soli che le differenze sono state significative, ed è per questo che possiamo dire grazie a GEMOL, grazie a voi. Grazie a te Umberto per questo interessantissimo approfondimento. Mi sono reso conto in realtà solo ora di aver invertito l'ordine delle presentazioni rispetto al programma. L'età gioca i suoi scherzi e allora chiamo adesso invece i colleghi di Emilia Romagna, Fabio Molinari e Giulio Torri, per un altro approfondimento, come è stato annunciato, sugli aspetti geotermici, sempre un modello geotermico sempre ricavato da dati di GEMOL, che è uno dei temi, dei geopotenziali, che nell'area pilota italiana è stato riconosciuto come interessante e meritevole di approfondimenti. Buon pomeriggio a tutti. Ci tenevo a fare una precisazione rilacciandomi a quello che ha detto questa mattina Chiara. Il modello delle temperature, ovviamente, essendo a scala regionale e con una densità di dati che, come vedrete, non è eccezionale, non ha come obiettivo una puntualizzazione precisa delle sorgenti geotermiche, comunque delle anomalie. Se si vuole ovviamente andare scendere col livello di accuratezza, cioè in questo caso salire, scusate, bisogna ovviamente aumentare i dati, e perché vi farò vedere in questo caso il nostro workflow su che dati si è basato. Allora, questo è il workflow generale, io vi parlerò dei primi sei blocchi e lascerò la parola a Fabio che vi mostrerà alcune mappe esempio di output. Quindi, in primis, i dati di input, con le iconcine vedete semplicemente schematizzati i software utilizzati. Come primo blocco, quindi, i dati di input, l'analisi e la validazione delle temperature di pozzo e lo sviluppo del nostro modello concettuale, cioè come costruire un modello in tre dimensioni delle temperature allacciandosi al modello creato geologico da ISPRA. Allora, in primis c'è stata ovviamente una raccolta dati, ci siamo basati esclusivamente sui pozzi per idrocarburi, perché ovviamente sono quelli che raggiungono le profondità maggiori e il nostro modello è basato su questo dato. Come raccolta dati ovviamente vedete i profili ENI, cioè quelli messi a disposizione, e raccolte tipo temperature sotterranee dell'AGIP e la banca nazionale dei dati geotermici. Quello che si è scritto qua sotto è un semplice riassunto di quello che viene fatto alle temperature di pozzo, ovvero le cosiddette bottom hole temperature. Una temperatura di pozzo deve essere corretta, nel senso la compagnia, in questo caso ENI AGIP, fornisce un valore corretto, ovviamente, che si dice anche statico. Noi però abbiamo preso anche appunto i valori non statici, quindi quelli non stabili, e li abbiamo ricorretti in maniera da fare poi un confronto statistico per avere una validazione del dato il più vero possibile. Come c'è scritto brevemente lì, il fango di perforazione che viene utilizzato durante la perforazione appunto del pozzo influenza in maniera molto importante la temperatura, quindi avendo a disposizione dati di tempo di circolazione del fango all'interno del pozzo e il tempo di stop che intercorre tra quando si è bloccato il fango in circolazione e l'acquisizione della temperatura, si possono adottare vari metodi di correzione.
Il primo, scusate, questo ovviamente è il nostro dataset, che sono 34 pozzi utilizzati su 36 analizzati, alcuni erano un po' troppo esterni. Questi sono pozzi nei quali abbiamo più diverse misure di temperature, perché ci sono servite, vedrete, per sviluppare il nostro modello. In primis, uno dei metodi più utilizzati a livello mondiale è il metodo di Horner, che è un metodo grafico, come vedete. Questo è un free web tool messo a disposizione da questo sito, dove semplicemente inserendo in questo grafico i valori di stop del fango, il valore di circolazione, il valore di temperatura alla stessa quota, ed ecco, faccio una piccola parentesi, questo è il piccolo problema del modello, del metodo di Horner, che è un po' esigente, nel senso che esige diverse misure di temperatura alla stessa profondità, e non, purtroppo non tutti i pozzi possono fornire questa informazione. Comunque abbiamo corretto più del 50% dei pozzi con questo metodo. Un altro metodo utilizzato è il metodo proposto da Zuck 2005, utilizzato anche da Pasquale et al, che hanno studiato, sono un team di geofisici dell'Università di Genova, che hanno fatto caratterizzazione dei flussi di calore in pianura padana. Come vedete, questo permette di correggere il singolo valore della temperatura in pozzo. È un metodo un po' più complicato, però diciamo che è molto buono, perché tiene in considerazione parametri quali la storia termica del pozzo, le caratteristiche petrotermiche delle rocce, quindi diffusività, conducibilità termica, e il raggio del pozzo, che, come abbiamo visto in un'analisi di sensitività, è un parametro che influenza molto la temperatura in pozzo. Poi invece per i pozzi per i quali non avevamo purtroppo il profilo, ma da vecchi cataloghi storici c'era la raccolta di temperatura, abbiamo utilizzato queste due formule, appunto, sviluppate da Pasquale nel 2008, tarate sull'area della pianura padana, dove c'è una parte per la, vedete qua, sudalpino e monoclinale mantovana, e questa Apenninic Buried Arc, cioè per l'arco appennino sepolto, e oltretutto un'ultima formula molto interessante che ci è servita molte volte per uscire dai guai, che ha sviluppato sempre gli stessi autori, che serve per praticamente ricalcolare il tempo di circolazione, non di stop, perché il tempo di stop deve essere per forza fornito, altrimenti la correzione non può avvenire. Questo è un esempio di una correzione di pozzo, è un pozzo Concordia 1 nel Modenese, che è un pozzo nel database GeoMol, dove noi cosa abbiamo fatto? Qui vedete tutti i metodi di correzione confrontati tra loro, perché come potete vedere a volte c'è un po' di differenza, ovviamente un metodo può un po' variare rispetto all'altro. Allora cosa è stato fatto? È stata fatta un'analisi statistica, praticamente si fa un'analisi della varianza sulle misure, la cosiddetta ANOVA, e in base a questa viene calcolato l'ICC, cioè il coefficiente di correlazione intraclasse, che è praticamente un parametro che stabilisce il grado di accordo tra le misure. In questo caso mostra, le misure mostrano un grado di accordo eccellente, vedete 0,99 qua giù, gli statistici sopra 0,90 intendono un ottimo accordo. Questo è dovuto al fatto, facendo un po' di ricerca bibliografica, è dovuto ai bassi gradienti dell'area italiana, perché se si va in aree ad alto gradiente o aree dove sussiste un vulcanismo, questi metodi di correzione o anche altri possono dare dei delta molto differenti fra di loro, mentre nell'area italiana, dove i gradienti purtroppo per noi, soprattutto in quest'area, sono molto più bassi, diciamo che c'è un accordo molto buono. Questa analisi è stata condotta su tutti i pozzi nei quali è stata possibile fare queste correzioni in toto, e tutti presentano valori sopra lo 0,95. Passiamo dunque al modello concettuale. Allora, noi abbiamo queste serie di temperature, cioè che sono singole, cioè temperature a fondo pozzo che sono state acquisite durante le perforazioni in svariate zone e a svariate profondità, non sono sempre le stesse. Quindi, come si può costruire un qualcosa che possa parlare con il modello geologico? Ed ecco quello che ha prima anticipato Maesano, cioè il discorso dei loro quattro blocchi. L'abbiamo fatto anche noi per quanto riguarda la geotermia, ovvero abbiamo ipotizzato tre gradienti nell'area, questi qua che vedete schematizzati, K0, K1 e K2, due nel silico clastico e uno per la successione carbonatica. Qua avete i codici di quello che ha mostrato prima Francesco, degli orizzonti geologici. Perché due nel silico clastico? Beh, è il K0 che è molto importante, perché è la base del quaternario marino, una discordanza che si segue a livello molto regionale, e vedremo dopo in dettaglio che ad esempio nelle zone dei trust sepolti dell'arco appenninico, insomma zona Ferrara, è molto importante questo gradiente. Ovviamente il nostro modello si basa su un trasporto di calore conduttivo.
perché ci sono aree, abbiamo visto, problematiche, farò vedere un po' io e poi meglio Fabio verso la fine, dove nella successione carbonatica non sono da escludersi moti convettivi di trasporto del calore. Questo però noi non l'abbiamo contemplato nel modello, ma vi mostrerò il perché. Quindi adesso brevemente vi faccio vedere degli esempi di gradienti nell'area. Questi sono due pozzi, vedete qua sulla destra il pozzo Malpaga, che è zona quindi sudalpino, e il pozzo Bosco Rosso. Come vedete mostrano dei gradienti molto lineari, bassi, perché raggiungiamo i 100 gradi sui 5000 metri, quindi sono scusate, gradienti molto bassi, con, vedete lì già la differenza dei valori tra gradienti appunto KO0, 1 e 2. Spostiamoci invece nella zona di monoclinale, dove abbiamo il pozzo Rodigo, che praticamente difficilmente raggiunge i 60 gradi a 3000 metri, si riesce a vedere, ecco qua, e poi dai 3000 metri, quando inizia ad attraversare tutta la successione carbonatica, dal top scaglia fino ai calcari di Noriglio e così via, ha un gradiente nei carbonati bassissimo, in pratica in 2 km aumenta di poco più di 2 gradi, no scusate, poco più di 5 gradi, perché è 2,5 gradi al chilometro. Il pozzo Concordia invece fa già vedere un'altra cosa, ovvero quella che è la cosiddetta anomalia termica dell'arco ferrarese. Come notate è un gradiente non assolutamente lineare, che cresce molto molto rapidamente nei primi 1000 metri, al contrario negli altri più o meno, quasi tutta la successione silicoclastica miocenica, quindi parliamo praticamente di 2 km e oltre, ricresce molto piano, avanza sempre abbastanza lentamente nella successione carbonatica e ricresce molto più rapidamente nella silicoclastica sovrascorsa dalle scaglie tettoniche carbonatiche. Quindi adesso noi abbiamo parlato di gradienti. I gradienti vanno interpolati, cioè noi dobbiamo pensare di spalmare questi gradienti sull'intera area per poi creare un modello di un foglio Excel, in questo caso di calcolo, con i valori delle superfici geologiche in profondità fornite da ISPRA. In pratica questo è un esempio di interpolazione geostatistica di un gradiente e questo è uno dei punti cruciali del nostro modello. Abbiamo fatto tantissime prove, Francesco si ricorderà, di interpolazione di questi gradienti, perché abbiamo provato ad esempio a interpolarli per settori mettendo delle barriere tra i vari, però i risultati non erano buoni, perché i gradienti si andavano soprattutto sulle strutture a disporre in delle maniere che non erano innaturali per quelle che è la diffusione del flusso di calore. Quindi l'unica il nostro escamotage è stato quello comunque di creare di fare un'interpolazione attraverso il metodo dell'inverse distance weighting, che è un metodo che tiene esatto il valore sul punto, di utilizzare un'anisotropia per meglio assecondare l'orientamento delle strutture e quindi ricavare quella griglia di punti che vedete a destra col passo a 500, come vi parlava prima Maesano, che diciamo era il passo del dato passato da ENI. E in questa maniera, ottenendo questa griglia, abbiamo potuto risolvere alcuni problemi che si sono presentati con aree di clip che vedremo, vi farò vedere a breve. Quindi, come vedete, abbiamo questi 22.000 punti che per noi era fondamentale mantenessero sempre un point ID univoco, le coordinate XY con il nostro sistema di riferimento e quindi facendo tre interpolazioni, gradiente K0, K1, K2, ottenere tre griglie che poi vengono riunite in una sola, dove io ho tutte le informazioni, cioè point ID, coordinate e gradienti. Queste griglie, che poi alla fine era una sola, sono state passate a ISPRA e ISPRA ce le ha rimandate indietro con spalmate su questa griglia i valori di Z di profondità degli orizzonti di riferimento per i nostri gradienti, ovvero la base del quaternario marino e il top scaglia. Inoltre sono state mano a mano esportate da ISPRA sempre verso di noi le superfici dei top formazionali ritenute dei potenziali riservoir geotermici, cito la gonfolite, il Serniano, la Maiolica, comunque dopo vedremo alcuni esempi. Ora c'è uno schema, uno sketch abbastanza da asilo, però mi serve per farvi spiegare come è stato impostato il modello di calcolo in Excel. In pratica, lì vedete una schematizzazione molto stupida del sottosuolo padano, dove qua potete immaginare l'arco di Cavone e qua la monoclinale. In pratica il modello funziona in Excel con le cosiddette formule logiche. Ipotizzando un taglio a 500 metri dalla superficie, lui, a seconda delle superfici in Z passate da ISPRA che andrà a incontrare, calcolerà la temperatura in base a se incontra un'area con gradiente K1 o un'area con gradiente K0. Alla stessa maniera, un taglio più profondo, non è ovviamente in scala,
in questa zona calcolerà con K1, qua con K2 e qua di nuovo con K1 e qua addirittura con K0, quindi ci sono tagli dove il modello mi va a calcolare un taglio appunto che è rettilineo con il mix di più gradienti, perché non si sa che orizzonte geologico lui incontri. Alla stessa maniera è stato fatto per il top, ad esempio, di un orizzonte geologico quale il top Maiolica. Ad esempio sappiamo che la Maiolica, trovandosi al di sotto della scaglia, è nel gradiente K2. Quindi il modello mi calcola la temperatura fino al top scaglia, però manca quella quota parte, che è questa, che viene praticamente sottratta, perché lui mi va a calcolare il top scaglia e gli aggiunge quella parte di K2 che è il top Maiolica. In pratica io sottraggo la Z della Maiolica, cioè sottraggo la Maiolica alla scaglia, ottengo quella differenza che non so in quel punto lì, è 300 metri, quindi mi calcola il top scaglia più 300 metri di K2 e ottengo la temperatura al top Maiolica. Questo è stato adottato, diciamo, per tutti i top formazionali, anche negli altri gradienti, ad esempio Gonfolite, Serniano, Pliocene e così via. Ecco, arriviamo a un punto fondamentale che ci siamo scontrati durante lo sviluppo del modello, che sono le aree con anomalie. Allora, una delle prime aree e poi importanti dal punto di vista geotermico è l'arco sepolto dell'Appennino. In questo sketch vedete questa linea sismica, qua vedete la traccia e qua quattro pozzi che verranno mostrati in seguito. Qua ce ne sono due già proiettati, sono il pozzo Camposanto che si trova in area di sinclinale più a sud dell'arco e il pozzo Bignardi che si trova proprio sull'arco. Ecco, già qua vedete l'importanza del gradiente K0, quello che, diciamo, perché ne abbiamo messi due nel silicoclastico. Vedete proprio la differenza geometrica tra i corpi. Questo è un conformity e questi invece sono i terreni del Messiniano e del Pliocene, che sono del Pliocene inferiore in questo caso, che sono strutturati, creano un'anomalia termica nei primi 500-1000 metri molto importante in questa zona. Mentre sotto vediamo di nuovo comparire il gradiente K2, perché attraversiamo il top scaglia. Se noi vediamo questa cosa con i pozzi, ora voi vedete in alto due pozzi che sono presenti sull'arco, cioè il pozzo Concordia e il pozzo Bignardi, mentre sotto due pozzi che sono nella zona di Sinforme, cioè il pozzo Camposanto e il pozzo Crevalcore. Balza subito all'occhio quella che è il punto dei 60 gradi, ovvero il pozzo Concordia e il pozzo Bignardi mi mostrano 60 gradi già a 800 metri circa, 755 per il Bignardi, vado a memoria. Il pozzo Camposanto e il pozzo Crevalcore mostrano una cosa ben differente, cioè per il pozzo Crevalcore per raggiungere i 60 gradi dobbiamo andare a 3000 metri e vedete in quanto poco spazio c'è questa differenza termica. Ed ecco il problema appunto di interpolare valori di temperatura esatti. Se io avessi interpolato spazialmente i 60 gradi senza tener conto delle strutture, in questo caso avrei preso veramente dei granchi. Ma il granchio lo prendo anche col modello concettuale nostro, ecco perché viene fatto un'area di clip. Cerco di spiegarmi. Come vedete, questo gradiente K1 di 15 gradi per chilometro parte dalla base del QM, vedete là? Sì, si vede la freccia, fino al top scaglia. È molto lo spessore, si parla di quasi 2 chilometri. Andando a fare il gradiente tra questa temperatura e questa temperatura, questo ginocchio lo vado a perdere, perché il calcolo mi normalizza un po' in quell'area. Quindi io vado a perdere questa informazione qua del 60 gradi, questo punto, che invece è molto importante per quell'area. Quindi cosa è stato fatto? È stato ricalcolato un gradiente K1 fino a 1000 metri più o meno, per gli output più superficiali, cioè fin dove avevamo quel dato certo lì. Nel pozzo Concordia, ad esempio, è di 36,5 gradi, calcolando quel 60 gradi 800 metri. La stessa cosa è stata fatta per il pozzo Bignardi, ma anche per tutti gli altri pozzi che avevamo nel database che sussistono sull'arco strutturale di Cavone, come vedete sotto. Quindi, dalla griglia che sapevamo, che vi ho mostrato prima, sono stati estrapolati una serie di punti, quelli lì, è stata fatta un'area di clip proprio, dove è stato ricalcolato questo gradiente K1 per gli output geotermici più superficiali, quindi il taglio a 500 metri, il taglio a 1000 o l'isoterma a 60, perché come avete visto i 60 gradi si raggiungono nei primi 700-800 metri, e praticamente sono stati reinseriti nella griglia totale mediante una query in Access. Per quello vi dicevo che per noi il point ID è molto importante, che sia sempre lui, perché in questa maniera possiamo sostituire dei punti in una maniera abbastanza semplice.
Come mai, come vedete, si ferma qua l'area? Qua c'è un lineamento molto importante, si vede anche nel modello geologico di Ispra, ma soprattutto i pozzi di quest'area, tipo il Pozzo San Giovanni, ci fanno vedere che l'anomalia scompare. In quella zona, infatti, il Pliocene inferiore non è strutturato come nella zona di Arco, è più profondo, infatti c'è già il Pliocene medio, cosa che sull'Arco di Cavone è stato eroso. E quindi, per trovare questi famosi 60 gradi, dobbiamo già scendere a 1900-2000 metri. E tutta una serie di pozzi che si trova sull'arco andando verso sud-ovest, Pozzo Ravizza, Pozzo Bagnolo in Piano, mostrano la stessa situazione. Quindi questo ci ha lasciato sicuri nel praticamente fare quest'area di clip per magnificare questa anomalia solo sull'arco di Cavone. Un'altra area con l'anomalia che vi dicevo prima, che vi faccio vedere per chiudere questa prima parte, è la monoclinale. La monoclinale è caratterizzata da gradienti molto bassi, ma anche da altri tipi di problemi. Guardate il Pozzo Bovolone. Il Pozzo Bovolone, che è il pozzo più a est, diciamo, dell'area Geomol, e oltretutto l'area est è un po' sfortunata perché non ci sono dati di temperatura utili al nostro modello, ci sono veramente pochi pozzi, senza, alcuni addirittura senza misure termiche, mostra un'inversione del gradiente, come vedete, e siamo all'interno già della maiolica, quindi della successione carbonatica. Il Pozzo Rodigo, un po' più distante, mostra quello che vi ho già fatto vedere in precedenza, un gradiente veramente basso all'interno della successione carbonatica. Poi vabbè, c'è questa inversione, però come vedete qua il pozzo è andato a intaccare gli ultimi 400-500 metri, le vulcaniti triassiche, quindi insomma anche quella misura lì, diciamo che bisogna tenerla buona fino a questo punto qua, che siamo sui 4800 metri. Anche in questo caso abbiamo fatto un ragionamento geologico basato appunto anche appunto sul modello, ed è stato deciso di fare anche in questo caso un'area di clip dove il gradiente K1 viene praticamente prolungato fino al top maiolica, intendendo la scaglia comunque una successione carbonatica più impermeabile. L'abbiamo esportato, prolungato fino al top maiolica in maniera da permetterci sicuramente il calcolo al top della maiolica, perché come avete visto e già anticipato in precedenza, questo è un output geotermico. Però, come volevo farvi vedere solo questo, mi sono dimenticato, il Pozzo Bovolone raggiunge a malapena i 45-46 gradi, quindi quest'area qua per noi è un'area di grande incertezza, perché non ci sono dati, gli unici che ci sono presentano temperature veramente modeste, e quindi non ci ha permesso di avere confidenza buona, intendiamoci, per estrapolare temperature più profonde. Ecco quindi che io lascio la parola a Fabio per la parte relativa agli output e vi farà vedere qualche esempio appunto di mappa. Sì, questo che facciamo vedere adesso praticamente è un rapido excursus degli output finali del modello delle temperature. E questo ad esempio è la profondità dell'isoterma a 60 gradi, quindi qui vedete praticamente in scale di colori, partendo appunto dal colore blu alle profondità maggiori per arrivare al colore marrone con le profondità minori, dove si incontra la temperatura di 60 gradi. Vedete subito ad esempio come balza all'occhio l'anomalia che è presente sull'arco delle pieghe ferraresi. Poi ci sono chiaramente anomalie un po' più blande anche in certi settori del sud alpino. Andando avanti con questo sketch di mappa, che poi vedrete che comunque è molto interessante perché fa vedere e uno riesce ad apprezzare un po' anche di quella che è l'evoluzione, tra virgolette, termica o paleotermica che si è succeduta all'interno di quest'area pilota. Questa è la profondità dell'isoterma a 100 gradi. Ad esempio, sull'isoterma a 100 gradi vedete già come sostanzialmente l'anomalia che noi vedevamo sull'arco delle pieghe ferraresi in pratica scompare o comunque è molto meno evidente, mentre diventa più preponderante per quanto riguarda la parte del settore sudalpino. Poi vedremo, cercheremo quantomeno di spiegare con parole semplici anche il perché. Mi sbaglio sempre col tasto, era un problema di coordinamento. Allora, poi l'altro è l'ultima, è la profondità dell'isoterma a 150 gradi. A 150 gradi praticamente anche in questo caso quelle che vengono fuori, tenendo conto che il calcolo a 150 gradi comunque è quello anche con le maggiori, tra virgolette, incertezze, perché chiaramente non avevamo pozzi che fisicamente raggiungevano quelle temperature, ma come vedete è stato fatto tutto il possibile
per poter estrapolare fino a una certa profondità le temperature. Chiaramente noi nel modello avevamo 150 gradi, anche perché quelli di, diciamo, i tedeschi o comunque dall'altra parte hanno temperature ben più alte, ben più consistenti, e quindi abbiamo dovuto dare anche questo output, anche se secondo noi comunque i più significativi sono, e le informazioni più importanti sono relative ai 60 e ai 100 gradi per quanto riguarda il modello. Vedete anche che ci sono delle aree non modellate, nel senso che facendo una valutazione tra la bontà del modello delle temperature legata al modello geologico, si è deciso in certe zone di non restituire, proprio per mancanza di dati, diciamo. Ecco, andando avanti, questa è un'altra, quindi vedrete tutta una serie di mappe tematiche, secondo me comunque hanno già un certo interesse, perché comunque per quanto potevamo, chiaramente noi ad oggi non abbiamo usato, come avete visto, pozzi superficiali, perché sarebbe stato un lavoro diciamo che oltretutto esulava da quelli che erano i veri scopi del modello, andare a fare profili termometrici o diciamo indagare pozzi più superficiali, e ci avrebbe dato informazioni molto relative alle prime centinaia di metri. Questa ad esempio è una temperatura alla profondità di 500 metri sotto la superficie. Questo è un output molto interessante, perché si vede come a 500 metri noi abbiamo, vedete anche la quantità di pozzi analizzati, 45-50 gradi di temperatura, per arrivare poi ai 20-25 gradi nelle zone appunto poi più, in questo caso più bacinali o comunque più prossime alle zone di affioramento, ad esempio come nella parte più a nord dell'area pilota. Normalmente comunque vedete che i gradienti, diciamo, quando non siamo in presenza di strutture particolari, sono relativamente blandi, cioè ci aspettiamo temperature dell'ordine dei 20, tra i 20 e i 30 gradi entro i primi 500 metri di profondità, mentre quest'area diventa ad esempio un'area che è a livello geotermico comunque molto interessante. Continua. Allora, questo ad esempio è sempre la stessa mappa con, diciamo, con al taglio 500 metri viene intercettato anche quello che è una potenziale unità geotermica, che in questo caso, adesso non mi ricordo bene qui dalla leggenda, queste sono, è la formazione delle sabbie di Asti. Quindi, ad esempio, se noi dovessimo leggere questa mappa, noi abbiamo sostanzialmente le temperature e abbiamo anche un limite fisico che delimita un corpo grossolano che è stato possibile mappare nel sottosuolo da corpi più fini. Quindi chiaramente se uno anche a livello applicativo dovesse avere un interesse, anche più svariato interesse, diciamo, di sfruttamento o comunque di lettura di queste carte, queste carte, diciamo, permettono di arrivare comunque fino a un certo dettaglio di conoscenza. Questo ad esempio è l'altro taglio, temperatura alla profondità di 1000 metri sotto la superficie, vedete come questa anomalia rimane, quindi non commento molto se non dire che qui l'anomalia raggiunge 65-70 gradi, mentre siamo su valori di 30-40 gradi per quanto riguarda, 30-35 per quanto riguarda la maggior parte dell'area. Queste sono sempre unità geotermiche intercettate, quindi lo stesso discorso che facevo precedentemente, però alla profondità di 1000 metri. Andando avanti, questi sono i 2000 metri, quindi adesso qui scorro abbastanza velocemente per, insomma, cercare di, quantomeno, ormai avete capito che i colori più, diciamo, sull'azzurro e sul blu riguardano temperature più basse e quelli arancioni e marroni temperature più elevate. Qui, ecco, un aspetto interessante che qui, se notate, passando da, guardate il dettaglio sull'arco ferrarese, passando da 1000 a 2000 metri, la temperatura che noi abbiamo riscontrato nei pozzi, che poi abbiamo elaborato basandoci sul modello geologico, sostanzialmente varia di pochissimo, varia solo di qualche grado. E questo vedremo che poi è più che altro imputabile a motivi di tipo geologico strutturale. Quindi tra i 1000 e i 2000 metri in questo caso cambia poco, invece prende sempre più, diciamo così, più evidenza un'anomalia che riguarda il bacino sudalpino. Questo è il taglio a 3000 metri, vedete ad esempio come andando da, diciamo così, quote più superficiali, man mano verso quote più profonde, si nota ad esempio come cambiano, no? certe anomalie, certe zone. Vedete che prende sempre più,
diciamo, corpo questo tipo di anomalia rispetto a quella presente sulle pieghe ferraresi. Questi sono i corpi intercettati. Questo è un ultimo taglio a 5.000 metri di profondità che, ad esempio, continua a far vedere questo trend, cioè un aumento di anomalia, anche se qui ribadisco a 5.000 metri il grado di incertezza è sicuramente maggiore, però quantomeno si vede come, ad esempio, il differenziale in profondità tra la zona delle pieghe ferraresi e il bacino è praticamente inesistente o comunque molto blando, mentre qui l'anomalia prende, insomma, inizia ad avere un suo differenziale significativo. Questi, ecco, sono sempre i corpi. In questo caso invece a 5.000 metri, come anche mi sono dimenticato di dirlo prima, a 2.000 o 3.000, in certi casi invece di tagliare degli orizzonti grossolani, silicoclastici, ghiaie, sabbie e quant'altro, sono stati intercettati dei corpi di tipo carbonatico, quindi unità come la maiolica o comunque la successione carbonatica, unità come la formazione dei calcari di Noriglio. Quindi vedete che in questa zona, ad esempio a 5.000 metri, noi abbiamo una mappa che qui ci restituisce le temperature attese e anche zone dove potenzialmente esistono potenziali target a livello geotermico, perché hanno le proprietà, diciamo, petrofisiche per poter essere sfruttate. Queste ad esempio sono altre mappe tematiche, adesso qui cercherò magari comunque di andare un po' più veloce, però queste sono ad esempio temperature al top, cioè al tetto di una superficie grossolana, quindi vedete che qui non c'è tutta l'area pilota, c'è solo un settore di area pilota, qui siamo tra Mantova, tutto nel settore del Mantovano, dove è stata calcolata praticamente la temperatura al top di un'unità pliocenica grossolana. In questo caso varia da circa i 30 fino a circa 90-95 gradi, praticamente con le bande di colore, e poi avete le isobate, cioè le profondità del tetto di questa superficie. Andiamo avanti, su queste unità chiaramente sono state fatte, visto che comunque ce n'era la possibilità ed è un ulteriore output, in base alle temperature incontrate, è stata fatta praticamente una differenziazione sulle classi di utilizzo, quindi vedete che ci saranno aree più vocate a un utilizzo di tipo termico o diretto o tramite pompe di calore, ci saranno aree che inizieranno ad avere un potenziale utilizzo anche a scopo elettrico o comunque a scopo di raffrescamento, ad esempio con pompe di calore ad assorbimento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi poi vedrete che queste mappe tematiche, chiaramente che saranno rese disponibili, hanno anche una classificazione di questo tipo. Stessa cosa è stata fatta, ad esempio, secondo me, un target importante sulla formazione delle ghiaie di Cerniano, che hanno sicuramente una buona permeabilità e quindi anche una buona potenzialità geotermica. Anche qui è stata fatta una differenziazione sulle classi di utilizzo. Andiamo ancora più giù, ecco, questa è una delle mappe che, diciamo, comprende quasi tutta l'area pilota, perché, diciamo, è il target, è il top della maiolica, quindi il primo target carbonatico, e praticamente qui vedete, ad esempio, come andando dalla zona di monoclinale partiamo da temperature, come aveva fatto vedere Giulio prima, relativamente basse, intorno ai 40, 45, 50 gradi, per arrivare chiaramente a temperature, ma anche, ce lo dico, poi lo vedete anche dalle isobate, a profondità non economicamente sfruttabili, diciamo a temperatura anche dell'ordine dei 170-180 gradi. Però diciamo che queste sono quantomeno mappe ed output che, in base all'alta definizione del modello geologico, a tutta l'interpretazione fatta, più al modello, al workflow del modello di temperature, alla fine ci consentono di dare un prodotto, secondo noi, di un certo livello. Vedete che, ad esempio, sono state modellate anche le temperature al top delle scaglie tettoniche che andavano, diciamo così, a dislocare porzioni di successione carbonatica all'interno della dorsale ferrarese. Anche in questo caso, vedete, qui sono state prese tutte le classi, perché si va dai 40-45 fino ai 170-180 gradi, le varie classi di utilizzo della geotermia, cioè potenziali, diciamo, scenari di sfruttamento della risorsa. Ecco, adesso per concludere volevo solo a quel punto ritornare sull'anomalia negativa o sul basso gradiente che si vedeva all'interno della successione carbonatica
nelle zone di monoclinale, della monoclinale mantovana, facendo vedere questa, diciamo così, questa sezione sismica, che è una sezione che ha questo andamento, quindi che praticamente parte dalla monoclinale e prosegue verso le pieghe ferraresi. Questi sono pozzi proiettati nel settore di monoclinale e vi faccio vedere, se uno mette insieme tutta una serie di informazioni di tipo minerario, stratigrafico e di temperature, quale può essere una potenziale causa di questo basso gradiente nel, diciamo, all'interno della successione carbonatica. Vedete che a livello minerario sono state incontrate delle acque dolci a profondità notevoli, quindi all'interno della successione carbonatica, queste acque dolci praticamente passano ad acque ipersaline o comunque sicuramente salate, che sono di pertinenza del riempimento e della trasgressione miopliocenica, per poi ripassare chiaramente a un dominio ad acque dolci, che è quello relativo al quaternario continentale. Secondo noi una possibile causa, che chiaramente non è possibile ad oggi dire se è tutt'oggi così o se lo è stato nel breve passato geologico, è che chiaramente questa porzione di monoclinale, in qualche modo, chiaramente sappiamo che ad oggi va in affioramento e culmina con i Lessini, abbia avuto delle zone di ricarica che hanno permesso comunque uno spiazzamento, e probabilmente ancora tutt'oggi questo avviene, e anche una ricarica diretta della successione carbonatica, per cui noi abbiamo che in queste zone noi troviamo acqua dolce con temperature anche relativamente basse. Sappiamo di per certo che quando ci spostiamo verso le pieghe ferraresi noi abbiamo dei pozzi in queste zone che hanno acque ipersaline. Chiaramente, oltretutto, tenete conto che questi pozzi che noi vediamo oggi nelle pieghe ferraresi vanno a intaccare una successione che è stata traslata anche a livello orizzontale di diversi chilometri, quindi era ancora spostata più a sud. Quindi ci sono tutta una serie di evidenze che ci portano a, diciamo così, a dare anche un significato a questo tipo di anomalie. Un'ultima diapo che volevo farvi vedere invece era quella relativa alle anomalie geotermiche più superficiali. Qui abbiamo voluto rappresentare, ad esempio, con un primo taglio la temperatura a 500 metri sotto la superficie. Vedete sempre una sezione che praticamente va a culminare sull'alto della dorsale ferrarese e poi prosegue verso nord sulla monoclinale. Qui vedete come a 500 metri, appunto, c'è questa forte anomalia. Io vi ho, a livello esemplificativo, ho messo un taglio qui chiaramente a 500 millisecondi, diciamo che il rapporto può essere considerato quasi 1-1, e che fa vedere come in corrispondenza dell'alto proprio ci sia questa anomalia. Passando in veramente poco spazio nel bacino, praticamente l'anomalia scompare. Se noi facciamo lo stesso taglio a 1000 metri di profondità, sostanzialmente, visto che qui i corpi sono molto strutturati, vediamo sostanzialmente la stessa cosa, cioè questo tipo di differenziale lo notiamo ugualmente. Andando a profondità maggiori, qui ho provato a esemplificare chiaramente, qui ci vorrebbe la conversione in profondità, però questo era solo a livello proprio comunicativo, diciamo, stando intorno ai 2000 millisecondi, quindi intorno a profondità ipotizzate intorno ai 3000 metri, noi vediamo che invece queste anomalie non sono più così marcate, come anche addirittura se noi arriviamo, come vi accennavo prima, ai 5000 metri di profondità, dove sostanzialmente queste anomalie vanno quasi a scomparire. Quindi questa, diciamo, comunque una schematizzazione di questo tipo era per far vedere come chiaramente queste anomalie geotermiche sono molto legate, secondo noi, proprio al tempo della strutturazione, quindi a quando la strutturazione è avvenuta e all'entità della dislocazione di questa strutturazione. Sostanzialmente questi corpi, che sono corpi che hanno delle volumetrie molto molto elevate, si portano dietro una loro storia paleotermica, e in questo caso sembra che appunto questa storia paleotermica chiaramente viene esplicitata anche con le temperature. Quindi questi corpi che prima erano a profondità ben maggiori, che sono poi stati tiltati e dislocati a profondità minori, hanno mantenuto una loro sostanziale anomalia geotermica.
Vi dico così perché sostanzialmente, come diceva anche Giulio prima, in questa zona, ad esempio, mentre qui possiamo ipotizzare moti di tipo convettivo perché abbiamo una potenziale ricarica e comunque abbiamo acque dolci a 3.000-4.000 metri di profondità, in questo settore non si può ipotizzare un moto convettivo all'interno di marne e comunque una successione che altro praticamente impermeabile. Per cui diciamo l'unico motivo vero che può addurre a questa anomalia è probabilmente un motivo di tipo proprio strutturale. Ecco. Ok, grazie. Grazie mille. Abbiamo fatto un altro approfondimento, abbiamo visto una serie di prodotti e adesso Chiara D'Ambrogi ci dirà come potremo accedere a questi prodotti e quindi utilizzare il... Sì, giusto. Allora, cercherò di recuperare un po' di tempo perché in realtà molti degli output sono stati presentati nel corso delle presentazioni di questo pomeriggio. Lo scopo di questa è sostanzialmente di farvi vedere dove e come saranno, dove ancora no, nel senso che non ho un indirizzo da darvi, però come saranno reperibili i prodotti elaborati nell'ambito del progetto. Vi ricordo che non saranno reperibili i dati, per i motivi di riservatezza di cui parlavamo precedentemente, se non quelli pubblici, perché insomma comunque una parte del dataset, soprattutto dei sondaggi profondi, ma altrettanto vale per i sondaggi più superficiali, sono in realtà già nella disponibilità del Servizio Geologico Nazionale, dei Servizi Geologici Regionali e quindi sono facilmente accessibili. I prodotti del progetto saranno reperibili con un indirizzo adeguato attraverso la pagina, la home page del progetto Geomol, quindi vi consiglierei di segnarvi questo di indirizzo. Il progetto, come vi ricordavamo, finisce a giugno e a partire da giugno sarà possibile visualizzare le elaborazioni prodotte non soltanto dall'area pilota italiana ma anche dalle altre aree pilota, quindi dai partner del progetto. Due sono sostanzialmente gli strumenti che il progetto mette a disposizione dell'utenza esterna, un map viewer attraverso il quale sarà possibile navigare attraverso un catalogo di metadati e un catalogo di mappe gestite attraverso servizi WMS da alcuni partner del progetto, nel caso specifico per Italia da ISPRA. Vi ricordo che le mappe WMS sono appunto dei servizi che si mettono disponibili online, è possibile utilizzando l'indirizzo del servizio scaricare non fisicamente il dato ma il servizio anche sul personale strumento GIS con il quale operate, quindi potete vedere i vostri dati non soltanto tramite il portale del progetto ma in qualunque altro ambiente GIS voi utilizziate. Gli oggetti, essendo oggetti vettoriali, sono oggetti interrogabili. Tutte le informazioni che vedremo da qui in poi quindi sono corredate da informazioni diverse a seconda degli oggetti ai quali accederete, e comunque sono corredati gli oggetti delle mappe, sono corredati di informazione, quindi insomma in qualche modo si garantisce uno strumento d'analisi a tutti coloro che avessero bisogno di queste elaborazioni. Il map viewer si è deciso sostanzialmente essere uno strumento statico nonostante i servizi potrebbero essere aggiornati, quindi le mappe che si vedranno saranno le mappe prodotte ed elaborate alla data di fine del progetto. Non ci sarà un aggiornamento successivo, chiaramente chi volesse aggiornamenti successivi potrà rivolgersi direttamente agli enti che hanno realizzato i prodotti. Lo zoom massimo del map viewer sarà 1:80.000, questo per ritornare un po' a quello che dicevamo precedentemente, questi modelli sono modelli dettagliati, di aree pilota però comunque molto vaste. Non ha nessun senso arrivare a uno zoom di 1:1000 perché l'informazione che vedete, l'elaborazione che vedete, non ha quel livello di dettaglio. Il progetto, perché è un progetto che ha come obiettivo la produzione di modelli geologici tridimensionali, ha investito uno dei partner
un'università tedesca di sviluppare un 3D viewer, quindi uno strumento disponibile sul web in grado di consentire all'utente di navigare all'interno dei modelli. Ora, questo oggetto è un prototipo, sostanzialmente non esistono dei visualizzatori 3D ancora sufficientemente performanti, insomma, da poter disporre di un vero e proprio accesso al modello prodotto. Si sta tentando di farlo, il progetto Geomol ci sta provando attraverso questo strumento. È uno strumento di divulgazione, cioè l'idea è di poter disporre dei modelli geologici in una forma semplificata, non vedrete la complessità che vi abbiamo mostrato precedentemente, di disporre di uno strumento che però consenta anche a un pubblico di non esperti di impratichirsi all'idea che le strutture geologiche sono delle strutture geologiche tridimensionali. Questo oggetto qui nasce per poter essere uno strumento dinamico e quindi aggiornabile. L'idea era quella di poter consentire ai partner, soprattutto quelli che hanno elaborato modelli a confini nazionali, di operare sulla loro parte di modello e di consentire l'aggiornamento del modello direttamente online. Quindi è di fatto uno strumento di collaborazione. È allo stesso tempo quindi uno strumento per esperti, perché nasce proprio con l'idea di poter garantire a utenti differenti di accedere alla propria porzione di modello, modificarla, aggiornarla e renderla disponibile anche ai partner al di là del confine nazionale. Chiudo questa parte su come sarà possibile accedere ai risultati del progetto. Sarà prodotto anche un rapporto, quindi una parte di testo in inglese per l'intero progetto e in italiano nello specifico per l'area pilota della pianura padana. Il rapporto in inglese sarà successivamente scaricabile dal sito geomol.eu che vi ho fatto vedere precedentemente, mentre il rapporto dell'area pilota italiana verrà pubblicato come rapporto ISPRA e quindi sarà scaricabile successivamente dal sito ISPRA. Questi due prodotti anch'essi saranno pronti alla fine del progetto, quindi non prima della fine di giugno. E molto rapidamente, non stiamo a riguardare che cosa c'è come contenuto geologico nelle mappe che vi farò vedere, ma vi mostro come si presenteranno i prodotti di Geomol nel Map Viewer in particolare. Abbiamo visto fino adesso oggetti che sono oggetti tridimensionali, lo sforzo aggiuntivo è stato quello di tradurre in mappa quello strumento che tutti gli utenti sono in grado di utilizzare e di leggere, l'abbiamo visto anche nel questionario degli stakeholders. Bella la modellazione, però poi abbiamo bisogno di mappe, possibilmente vettoriali, che ciascuno si possa ulteriormente elaborare. Come vedete, il Map Viewer sarà in diverse lingue, una, diciamo, per ciascuno dei partner e delle aree pilota, quindi c'è il tedesco, l'inglese, il francese e l'italiano. Le pagine relative all'area pilota italiana saranno in italiano, quindi insomma saranno facilmente comprensibili a tutti. Sarà possibile diciamo accedere a una serie di contenuti diversi. I dati di base che saranno comuni per l'intero progetto, quindi visualizzabili tutti insieme. Si tratta esclusivamente delle ubicazioni, quindi senza informazioni aggiuntive, le ubicazioni dei sondaggi e delle linee sismiche utilizzate. E poi ci saranno una serie di mappe delle esobate, una per ciascuno degli orizzonti che sono stati modellati, quindi tutte quelle che vi ha fatto vedere prima Francesco Maesano saranno disponibili sul Map Viewer. Come vedete, ci sono alcune mappe che sono state qui in qualche modo diciamo cancellate con questi quadrati verdi, perché ci sono alcuni temi che non sono stati trattati nell'area pilota italiana e che quindi non figureranno nelle mappe. Non li cercate perché non ci saranno. Viceversa, ci saranno le elaborazioni relative alle temperature, così come un layer relativo alle faglie attive, alle sorgenti sismogeniche. Qualche dettaglio sulle informazioni che accompagneranno ciascuna mappa, quindi
Ciascuna mappa, come vi dicevo precedentemente, sarà accompagnata da metadati, quindi sarà descritta nel suo contenuto. Ci sarà anche un piccolo abstract che spiega in parole estremamente sintetiche che cosa mostra quella mappa che si sta visualizzando. Vi scorro rapidamente le mappe e vi evidenzio alcuni punti. Le mappe rappresentano appunto l'andamento in profondità dell'orizzonte che si sta visualizzando. Oltre alla gradazione di colore che dà un'indicazione della profondità e alle curve di livello che dicono a quale profondità si sta guardando, ci sono dei poligoni in colore, in questo rosa chiaro, nero e grigio scuro, che indicano le diverse tipologie di faglie. Come sono state rappresentate, considerando che stiamo guardando degli oggetti tridimensionali, siccome la rappresentazione è in mappa, vediamo il margine più alto della faglia, e quindi il suo bordo superiore, la parte visibile del piano di faglia se la guardiamo in mappa per quel particolare orizzonte. Questo che cosa comporta? Che soprattutto nelle zone di arco, sia per l'Appennino che per il sud alpino, delle porzioni di footwall, cioè dell'orizzonte che si trova al footwall della faglia, non è rappresentato in mappa. Sarebbe stato impossibile rappresentare le isobate al di sotto del piano di faglia, quindi era veramente un esercizio molto molto complesso. Le mappe, quindi, le scorriamo tutte, sono gli orizzonti di cui parlavamo. Ciascuna mappa sarà corredata comunque da una leggenda, quindi la lettura sarà comunque facilitata. Il top della maiolica, il top della scaglia. Una annotazione riguarda i poligoni che sono rappresentati con questo rigato o in grigio, un po' come vi faceva vedere prima Fabio Molinari. È prevista la rappresentazione delle zone dove l'orizzonte non è stato modellato. Si disponeva magari di dati, ma i dati non erano sufficienti, quindi il modello, la superficie che si sarebbe ottenuta, non era sufficientemente consistente, non si poteva considerare come un oggetto sul quale potevamo garantire un grado di affidabilità, e quindi quella porzione di area non è geologicamente modellata e sono le aree con il rigato, ma sono rappresentate anche con il colore grigio le aree di non occorrenza di quell'orizzonte. Vuol dire che quell'orizzonte non c'è proprio in quel settore e quindi si fornisce comunque un'ulteriore indicazione. È particolarmente evidente nel caso dell'unconformity che vedevamo precedentemente nelle presentazioni: praticamente quasi tutta l'area pilota è in grigio, ossia quell'orizzonte non è presente nell'area pilota, nelle zone mappate in grigio. Andiamo avanti con le nostre mappe. Come vedete c'è un grado di dettaglio piuttosto elevato anche in questa rappresentazione in mappa, nonostante la complessità strutturale. E un'ulteriore annotazione che vi faccio è relativa ai puntini neri, che si vedono molto poco forse qui nella slide. Comunque sono distribuiti per ciascuna mappa, ci sono ubicazioni di punti differenti. Si è scelto di rappresentare non l'intero dataset, che comunque sarà visualizzabile in un altro layer, ma nelle mappe si è scelto di rappresentare la distribuzione dei pozzi che sono stati usati per vincolare l'orizzonte che vedete mappato, o perché quell'orizzonte effettivamente era presente in pozzo, o perché non era presente in pozzo, che anche questa è un'informazione. Il fatto di non essere intersecato, così come abbiamo scritto, quindi il pozzo c'è, l'orizzonte non è intersecato, può voler dire che l'orizzonte non c'è, o che l'orizzonte c'è qualcosa di analogo, ad esempio il gelasiano in queste zone nord dell'area è presente, in quei pozzi c'è, però noi abbiamo ritenuto che non fosse correlabile con l'unconformity gelasiana che abbiamo mappato, quindi questa particolare superficie non è intersecata in quei pozzi rappresentati. Procedo rapidamente con le altre mappe. Un'unica annotazione riguarda le isobate. Ovviamente le isolinee che rappresentano le curve di profondità sono per le mappe più profonde a 500 metri, con delle ausiliari a 100 metri lì dove era necessario rappresentare una maggiore complessità, oppure a 50 metri con curve ausiliari a 25 metri sulle mappe più superficiali.
che si trovano a una profondità minore. E con la QC3 abbiamo finito le mappe delle isobate. Come vi dicevo precedentemente, c'è un servizio che è relativo alle faglie attive e alle sorgenti sismogeniche. Questo è estremamente complesso, se attivate tutte le informazioni probabilmente non ci si capisce praticamente nulla, e ve le faccio vedere diciamo un po' sfoltite. C'è un livello che si chiama mappa strutturale, che contiene quelle informazioni che vedevamo precedentemente, che sono state un output verso l'analisi sismotettonica, ossia l'età dell'orizzonte fagliato più giovane o l'età dell'orizzonte deformato più giovane per gli assi di anticlinale. E sullo sfondo di tutto questo servizio è possibile mantenere attiva la carta gravimetrica, dove sono rappresentate le anomalie gravimetriche con una equidistanza delle curve a 2 milligal. Poi c'è un layer relativo alla sismicità e al campo di stress, sono rappresentati sia i terremoti storici che i terremoti strumentali. Ovviamente per ciascuno di questi layer c'è citata la fonte da cui provengono i dati e qual è l'intervallo temporale del dataset utilizzato. E qui non so, effettivamente non si vede un granché, però le astine in grigio rappresentano la direzione del campo di stress e i quadrati di dimensioni diverse la sismicità storica. Queste mappe sono di fatto quelle che ci ha fatto vedere prima Umberto Fragassi, semplicemente le vedete come saranno rese disponibili sul map viewer, quindi colore diverso le sorgenti sismogeniche già presenti nel DIS, in verde quelle modificate o introdotte ex novo come potenzialmente oggetti che potenzialmente possono diventare parte integrante del DIS, e in colore diverso e un graficismo diverso sia le pieghe, diciamo le active fold come sono chiamate qui, quindi le pieghe considerate attive, pieghe che possono essere associate a potenziali sorgenti sismogeniche o pieghe relative a strutture che sono già note come sorgenti, analogamente per le faglie. Quindi le stesse informazioni che sono contenute nella mappa strutturale sono qui rilette in chiave di attività o di relazione con le sorgenti sismogeniche. Analogamente sono rappresentate le faglie che tagliano la successione carbonatica ed è indicata la loro diciamo compatibilità con il campo di stress o la loro non compatibilità, rappresentata qui in grigio, e per quelle compatibili con il campo di stress attuale, la cui orientazione è compatibile col campo di stress attuale, c'è indicata anche la possibile tipologia di movimento alle quali possono essere soggette. Vi dicevo che ci sarà anche il visualizzatore 3D, ci sarà un disclaimer che spiegherà che è una versione beta e che quindi è soltanto un inizio per intenderci. Comunque sarà possibile attraverso il visualizzatore 3D realizzare, portate molta pazienza, sezioni che attraversano il modello con un'orientazione che sceglierete voi, sondaggi sintetici che attraversano il modello in un'ubicazione che sceglierete voi. Chiaramente il disclaimer spiegherà che il sondaggio sintetico che creerete non può essere la copia esatta del sondaggio da cui ha tratto origine il modello. Se lo posizionerete ad esempio in corrispondenza del Pozzo Rodigo, non avrete la stratigrafia perfetta del Pozzo Rodigo, perché il modello che viene reso nel visualizzatore è comunque un modello semplificato. Come dicevamo stamattina, questi che vi ho fatto vedere sono gli output definiti del progetto GeoMol, quindi sono quelli comuni a tutti i partner, e chiaramente dal modello geologico sarà possibile estrarre informazioni in funzione di necessità specifiche. I dati che hanno prodotto il modello vengono considerati, diciamo, l'elaborazione del modello va considerata come un'elaborazione che è disponibile
per la comunità, e quindi sarà possibile richiedere, ovviamente dietro pagamento non era questo quello che volevo dire, ma attraverso una collaborazione, la possibilità di diciamo interagire con le informazioni contenute del modello e, perché no, magari arricchirlo con altre informazioni. Chiaramente, diciamo, il modello può essere attraversato, faccio degli esempi, da sezioni orientate, diciamo, come si ritiene più utile per l'analisi che si deve fare, e quindi è possibile estrarre delle informazioni che sono molto consistenti con i dati che abbiamo utilizzato. Questo è un esempio di sezioni realizzate in serie attraverso il modello. È possibile, come vedevamo stamattina, diciamo, avere un'idea quantitativa dei volumi di particolari orizzonti, o anche, perché no, se riuscissimo ad acquisirli, di parametrizzare i volumi stessi. E in definitiva possiamo dire che il modello geologico 3D e gli output prodotti dai partner di progetto o in collaborazione con altri istituti sono uno strumento di conoscenza indipendente, e quindi possono supportare con estrema facilità applicazioni, ricerca scientifica, perché no, e i percorsi autorizzativi, in particolare la via VAS la realizzazione di diciamo iter di concessione, perché supporta con un dato geologico, come si diceva stamattina, la possibilità di avere un'informazione consistente.